Un'edizione storica dell'Aida sarà proiettata su grande schermo venerdì 10 giugno alle 21, in occasione del 150esimo della prima rappresentazione europea al Teatro alla Scala di Milano nel 1872. Fu sui versi di Antonio Ghislanzoni che Giuseppe Verdi compose il più celebre dei suoi capolavori e sarà proprio la suggestiva cornice del cortile della casa del poeta lecchese a Maggianico a ospitare la riproduzione dell'opera. A seguire altri appuntamenti organizzati dall'Associazione Giuseppe Bovara in collaborazione con la delegazione FAI e con il contributo del Comune di Lecco. Sabato 11 giugno alle 16 una tavola rotonda Villa Gomez con studiosi del melodramma italiano e i curatori dell'edizione critica, ancora inedita, del Carteggio tra Verdi e Ghislanzoni, da cui nacquero i versi che cantano la storia della prigioniera di guerra etiope, tragicamente divisa tra l'amore per il padre, re sconfitto, e per il guerriero egizio Radames. Più tardi, dopo una visita guidata a casa Ghislanzoni, un concerto sulle corde della chitarra che appartenne a Giuseppe Mazzini. Domenica 18 a Villa Gomez, la filarmonica Giuseppe Verdi di Lecco presenterà un programma tutto dedicato all'Aida. Questo è l'ultimo atto della celebrazione del 150esimo del melodramma. Un lungo weekend durante il quale, è bello pensare, rivivranno anche i sussulti del cuore di Aida e il suo amore per Radames, che andò oltre la vita stessa.